Cioè, amiche e cioè, amici, volevo parlare dell'effetto Zeigarnik, cioè l'appetito viene mangiando. Cosa significa questo? Beh, significa proprio quello, che se tu fai la fame e inizi a fare una dieta, per dire, i primi tempi avrai difficoltà, poi dopo ti abitui e riesci a fare questa dieta, la fame ti passa pure, smettendo di mangiare ti passa la fame. Invece, più mangi, più ti viene appetito. E questo capita in tutte le cose della nostra vita, anche nell'agire nel mondo. Se tu resti fermo, non agisci mai, non fai mai nulla per andare nella direzione in cui vorresti andare, andrai a consolidare, diciamo, questa attitudine. Mentre invece, anche se fai delle piccole cose, partendo, cioè vuoi raggiungere un obiettivo, fai qualcosa per andare in quella direzione. Non importa che cosa farai, ma fai qualcosa. Cioè, metti l'intenzione di fare qualcosa, poi cambia, fai altre cose. Inizia anche a dedicare pochissimo tempo a un progetto, bastano 7 minuti. 7 minuti è il tempo che serve per innescare un meccanismo. Nel momento in cui tu l'hai innescato, avrai più voglia di fare quella cosa lì. E più andrai avanti in quella direzione, più avrai voglia di fare, più ti verranno idee, più ti verranno desiderio di continuare in quella direzione, per cui aumenterai drasticamente le probabilità di avere successo e di raggiungere quel che è il tuo obiettivo. Ma se procrastini sempre, se dici lo farò domani, oggi non lo faccio, forse domani vediamo, non riuscirai mai a raggiungere veramente gli obiettivi che ti sei prefissato. Quindi sfrutta il fatto che l'appetito viene mangiando. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda. Mi raccomando, la domanda va postata nei commenti ai video, non via mail o via altre cose perché non riesco. E poi riceverai un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!